Siamo alla Triennale di Milano per Voice in the Archive, la mostra che raccoglie studenti NABA del Dipartimento di Arti Visive dei due campus Roma e Milano. La mostra raccoglie gli elaborati di una trentina di artisti all'opera che sono stati selezionati da 12 giovani curatori all'interno dei corsi NABA. This is a second step of an exhibition that we have done, the first step in Rome at the beautiful premises of the Botanical Gardens of Rome. If in the case of the ecology, we usually sort of juxtapose what is nature to what is history, or what is the creation of man. Here, the archive serves as a kind of a possibility to deconstruct that kind of that construct, and in order to rediscover not a history with a big H, but to discover something else, or to it gives us an opportunity to rewrite histories and through the archive to create more personal narratives. Questa opportunità di disarchiviare l'archivio dandogli una voce, da qui l'idea del titolo Voicing the Archive, è stato davvero l'obiettivo centrale di questa mostra, reso possibile dalla collaborazione stretta che fin da subito è nata tra artisti e curatori. Collaborazione che è partita dalla stesura del concept e che è poi proseguita con la scelta delle opere da mettere in mostra, e non ha ovviamente escluso l'allestimento vero e proprio, vale a dire la messa in scena delle opere, quello che potremmo definire il loro display. Basically, I was really fascinated with the historical background of the site. It's called like the Amod Archive. So I created this like four transparent paper with like the architectural plans, and each paper it will be like a little word of like what's happening in each year or each era. So the more you're flipping the work, the more you're excavating the ground. So it's playing with the duration of time also. Forse diciamo in entrambi le idee, quella dell'ecologia da un lato e quella di un archivio che si contrappone alla storia dall'altro, siamo alla ricerca di un tempo nuovo, di una nuova temporalità, o per meglio dire di un tempo a venire.